Cerimonia in grande stile questa mattina all'interno della sala di rappresentanza della Cassa di Risparmio di Fano. Illustrati alla presenza degli studenti e dei loro insegnanti i loghi vincitori del concorso dei 70 anni di attività dell'Avis di Fano, previsti per il 15 di marzo prossimo. La commissione, composta dal presidente Marco Savelli, dal consigliere Giuseppe Franchini, dal maestro professionista Mauro Chiappa insieme all'assessore Caterina Del Bianco, hanno decretato vincitore il bozzetto di Davide Servadio, dove ha rappresentato il numero 70 attraverso la goccia di sangue con all'interno, a simboleggiare la città di Fano, l'arco d'Augusto. Seconda classificata invece Nicole Guiducci, mentre i terzi il gruppo formato da Matteo Brunetti, Gianluca Tinti, Michael Sabatinelli, Luca Bassotti e Giorgio Schiavoni. La goccia che abbraccia l'arco d'Augusto e che commenta il 70esimo è indubbiamente una bella idea che potrà caratterizzare l'attività Avis dei prossimi 5 anni. Questo ragazzo della grafica pubblicitaria è stato premiato e sarà premiato, diciamo così, già fin dai simboli che caratterizzeranno il nostro anno sociale, e sarà premiato anche attraverso l'annullo filatelico che abbiamo già ottenuto dalle poste. Il concorso, che ha fruttato ben 94 elaborati, ha visto la partecipazione dei ragazzi del corso di grafica pubblicitaria Federico Seneca e del liceo artistico Apolloni di Fano. Oltre ai bozzetti, alcuni studenti hanno voluto omaggiare l'Avis fanese con 3 originali idee. Studentesse e studenti hanno regalato alla nostra città e alla nostra associazione 3 modelli con la stampante 3D di 3 bellissime panchine. Hanno fatto dei lavori di gruppo eccezionali e noi, lanciando questa sfida del logo, i ragazzi hanno risposto in un modo stupendo e hanno girato questa sfida non soltanto alla nostra associazione, ma hanno girato la sfida alla nostra amministrazione, e quindi noi facciamo un appello alla città affinché veramente queste 3 bellissime panchine vengano allocate in posti preziosi.